succedere, se no facciamo accolgo subito questo spunto del conduttore. Per i servizi sociali i nostri giorni sono assolutamente critici, perché vengono meno non soltanto le risorse finanziarie, ma quasi anche dei mandati istituzionali che ci hanno visti sempre in prima linea. Per questo un'iniziativa come quella del protocollo d'intesa che questa sera viene presentato pubblicamente acquista un senso e un valore veramente importantissimo per il presente e per il futuro. Abbiamo riflettuto molto anche come operatori rispetto a questa apertura che sa di spontaneità vera e di interessamento sincero. Questo è il valore aggiunto, quindi non è opportunistica, non è una occasione quasi acquisita per dare visibilità anche alla squadra o alla società sportiva. Noi abbiamo proprio letto un capitale umano interessante da sfruttare per i ragazzi, per i servizi e appunto per il presente e per il futuro. I ragazzi, le persone disabili, molto spesso vedono lo sport come un ambito a loro precluso, perché che si voglia o meno è un settore dove l'omologazione, dove l'individualismo e dove la mitizzazione dell'immagine hanno un po' il sopravvento sull'accoglienza, la disponibilità all'altro, soprattutto quando l'altro ha qualche cosa di meno e qualche cosa di diverso. Quindi il fatto che invece questa squadra, questa società si sia fermata a dire esiste un servizio sociale, esistono dei servizi per ragazzi con disagio, con problemi, perché non facciamo qualcosa insieme a loro? Per noi è stato veramente un segno di riconoscimento importante per l'identità del servizio e per questa risorsa, appunto, che è l'umanità dentro ciascuno di noi, che ci dà speranza in un momento proprio come questo, dove dobbiamo essere insieme come contesti globali, come comunità tutte, non soltanto come servizi, perché altrimenti diventa davvero difficile rispondere a tutti e nel modo adeguato. Vedo qualche ragazzo che frequenta i nostri servizi in sala e quindi voglio dedicare a loro un pensiero, che è quello dell'atteggiamento sportivo che loro in realtà hanno. Ragazzi che hanno difficoltà, che magari affrontano la loro quotidianità su una sedia a rotelle, hanno, come gli sportivi delle squadre, un atteggiamento sportivo nei confronti di se stessi e nei confronti della vita di tutti i giorni. Questo, secondo me, li accomuna moltissimo ai giocatori che troveranno in squadra. E questo, credo, sia un modo per riconoscerli, come dire, quell'ambiente che apparentemente vi esclude, in alcuni casi vi riconosce proprio perché nella vostra essenza, nella vostra vita, esprimete la stessa gioia di essere sportivi. Ecco, questo è un pensiero un po' sopra le righe, nel senso che non ho descritto come da mandato del mio presidente i servizi. Noi naturalmente, penso sappiate tutti, ci occupiamo delle persone che hanno difficoltà in senso lato, quindi non soltanto di chi ha delle problematiche di carattere fisico, sensoriale, psicologico, ma in generale, che hanno fragilità che attengono anche a condizioni di vita che si sono rese complesse e difficili da affrontare, che hanno determinato indigenze reiterate nel tempo, per cui uno ha bisogno della collettività. Quindi ecco, il CIS con le sue aree minori, adulti, anziani, disabili, cerca di essere presente, ma il nostro modo oggi di essere presente deve essere diverso rispetto a quello dei 10 anni precedenti.
deve essere di promozione di queste connessioni, di questi legami con altri soggetti che possano unire le risorse che non sono soltanto materiali ed economiche, ma che sono anche di vedute, idee diverse come questa, non ci abbiamo mai pensato. E quindi ecco, un ruolo di promozione, un ruolo che dal mio punto di vista qui a Borgo Manero attecchirà molto bene, perché se queste sono le promesse, devo dire che siamo molto fortunati, perché abbiamo una comunità che è viva e che ha molti valori, magari non totalmente espressi, ma che laddove c'è l'opportunità sono pronti ad affiorare e a dare questi risultati.